Come tagliare delle cipolle. Mi piace vincere facile, eh? Oh, so bello e soffritto. Cosa stai preparando, ridillo? Amatriciana. Amatriciana, allora. Alla romana. Ci abbiamo qua il soffritto. Con la pancetta. Con la... Oh, no, no. La pancetta non ci va. Però il guanciale costa troppo. Ma io ci metto la pancetta perché costa meno. Quindi non è una amatriciana vera. Pazienza. No? Mettiamo la pasta. Vai. Ecco, vuoi. Ah, giusta, perfetta. Prendere. Ci mescono un po'. Oh. Il guanciale, no, no, non è guanciale. E cos'è? Pancetta, no. Mamma mia, senti il profumo di Roma come arriva. Arriva proprio. Secondo te ci sta lì o buttiamo tutto qua? Qua. Invece che... Io gli sto cucinando la mangiare tu, con i miei soldi, con le mie greve. E sto qua mi insulta con una telecamera davanti. Butta, butta, giù, 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 giù. No, no, stai zitto. Vai, vai a tavola, per favore. Per te 50 grammi. Dobbiamo fare un applauso. Oh, food porn. Aspetta che faccio un video porn. Si mangia, si mangia. Dai, 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 dai. Oggi è una nuova giornata, mi dicono. Sono le 5 del pomeriggio e questo è il nostro basso pronto. No. No, forse no. Adesso quello che faremo è smontare il manico, così potremo lavorarci meglio. Devo schiacciare il tuo basso. L'hai rotto? Cazzo. Lascialo lì. Pezzo di carta. Andiamo giù. Vado? Uè. Ma come va via bene lo stucco? Guarda, i tasti bianchi stanno venendo bene. Andiamo allo aspirapolvere. Oh, ma entri o non entri? Oh, ma... Ok. Oh, inizia già a prendere più forma, ovviamente. Allora, in questo momento ci andiamo un po' pesante con la carta vetrata perché dobbiamo proprio togliere un pochino dello spessore dal manico. Marcello, cosa stavi facendo? Ti stai riposando, credo. Sì. Però anche quando riposi, tu cosa fai? Penso al basso. Ho visto che questo si staccava e il battipenna sotto è bianco. E lo tolgo perché è figo, bianco. Ora proviamo a togliere questo e vediamo. Proviamo, esce benissimo. Sì, sì, è proprio burro. È un battipenna bianco normalissimo. E poi potremmo anche verniciarlo volendo. Ma non credo. Dai. Beh, nero sarebbe figo, eh. Dai, lo verniciamo di nero. Ora carta vetratina di 1000 per dare un'ultima pulita, diciamo, alla superficie. Poi passeremo con l'alcol. Come vernice abbiamo preso una vernice che avevamo in garage, schifosa. Ora gli diamo una grattatina con la 600. Questo è un nero opaco. Qua abbiamo un aerosol lucido. Quando l'alcol sta usando l'acetone, speriamo che vada. Non respirare. Thank you.
finita? In realtà ce ne sarebbe ancora e magari sarebbe anche sufficiente, ma non c'è proprio il gas. Vabbè, era un po' vecchia la bomboletta. Siamo qua bioccati sul divano, cioè almeno io sono bioccato, non so, il Marcello. Abbiamo mangiato un pranzo domenicale. Vai. Vai. Vai, vai. Fatto. Ok, ha mascherato per bene il manico. A few moments later. Allora, ora stiamo preparando il composto di resina epossidica. Per fare questo abbiamo utilizzato due bicchierini. Le proporzioni da utilizzare sono 33-66. Quindi abbiamo fatto su 120 ml un componente a 40 ml. Cioè in realtà 40 grammi, abbiamo fatto 40 grammi e 80 grammi. Questo perché la resina epossidica è una resina bicomponente, cioè è proprio composta da questi due componenti che insieme diventano super rigidi. Sì, diventa una sorta di vetro. La spiegazione la tagliamo nel video. Comunque abbiamo letto anche nelle istruzioni che per fare questo procedimento bisogna accendere la lavastoviglie. È chiaro. La spiegazione la tagliamo nel video. Abbiamo preso la bilancia per farlo in grammi, che è molto più comodo che gli ml. Così siamo molto più precisi. Abbiamo fatto 40-80 di acqua. Così adesso ci facciamo i segni sui bicchieri e li riempiamo con le sostanze giuste. Ok, abbiamo due bicchieri asciutti e pronti con le dosi e ora metteremo i componenti veri. Abbiamo la resina epossidica a basso ingiallimento, come c'è scritto qua, solo che il secondo componente è giallo. Tra pochissimo andremo al nostro laboratorio chimico a mettere sul manico la resina epossidica. Te fago rigar dritto, te metto in bola. Stiamo provando a mettere in bolla così per avere un'idea di com'è il manico appoggiato e vediamo subito che non è né a fuoco né in bolla. Questa è una lisciatina di finitura. Questo è il risultato dopo la grattata. La superficie è molto liscia, quindi è un buon lavoro. C'è una buona superficie per far aggrappare bene la resina. Diciamo che non è mai troppo abbastanza. Secondo me stiamo diventando noiosi nel modo in cui parliamo, perché abbiamo un modo di parlare noioso e quindi dobbiamo iniziare a parlare così. Ciao a tutti ragazzi, allora oggi siamo venuti qua per questo nuovo video. Ok, concentriamoci sul video, vero? Lavoriamo, quindi non pensiamo a queste cose. Devo? No, no, Marcello, devi parlare col nuovo linguaggio. Allora ragazzi, mi devo mascherare. Benissimo. Allora, devo mascherare benissimo. Allora, in questo tutorial vi spiegheremo come convertire un basso con i tasti in uno senza tasti. No, dobbiamo parlare in questa maniera perché gli youtuber di oggi parlano così, tipo ciao ragazzi, allora adesso siamo arrivati allo step in cui dobbiamo inserirsi. Allora, Giulio è andato in bagno. Intanto ho coperto il tavolo con lo scotch, così la resina può andare lì tranquillamente. E devo mascherare ancora il manico. Partiamo col time lapse. Dove sei stato? Dove sei stato? Eh? Ora stiamo ricavando dei pezzi di polistirolo che ci serviranno ad appoggiare il manico per mantenerlo in bolla. Siamo in bolla, di così.
Però ora manca mettere in bolla questo asse qua. Marcello adesso sta ancora ultimando la maschera. Questo asse. Questo qua vedete che è fuori bolla. Quindi useremo questi, che sono. Vai, vai, metti, stai zitto. Sono dei materiali molto indicati per questo lavoro. Perfetto, sì. In bolla, boom. Controlliamo anche qua, ancora in bolla. Ora godetevi l'ultimo sguardo al manico così com'è, perché sarà ancora più bello dopo. Bene, ciao. Allora. Non respirare. Dobbiamo stai. Respirare. Dovrebbe usare una mascherina e i guanti. Ok. Bisogna leccare qua. No, no. Ok. Vai giù giù di un colpo. Vai, 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 vai. Questa è la peggior fase perché creano le maledette bolle. Ok. Ecco. Oh, il cucchiaino è come se sparisse a volte. Vedete che è piena di solchi, però piano piano si sta livellando. Passati due giorni, andiamo giù a vedere. Questo l'abbiamo fatto per testare la durezza. Devo dire che non è ancora durissimo. Se riesco a fare dei solchi, ciò non va bene. Qua in garage c'è una temperatura abbastanza bassa. Il manico lo porterò di sopra, così che siamo sopra i 20 gradi. Sicuramente sarà meglio per la resina, asciugherà meglio. Questa è la resina e vedete che il suo stato è ancora un po' plasticoso e l'obiettivo è invece che si vetrifichi. Tutto sto schifo e qua abbiamo il manico che prende già forma. Manca ancora un po' perché si è finito, però siamo già a buon punto. Non sono rimasti un po' di residui qua sul bordo, però questi qua li lascio a Marcello che si divertirà. Anche qua sarà un po' da tagliuzzare, però devo dire che nel complesso è venuto proprio bene. Guardate qua che roba. Questo video per oggi finisce qui. Ci sarà la terza parte che uscirà a breve, quindi restate aggiornati. Ci saranno altri video nel nostro canale, sempre ogni lunedì escono.
io vi ringrazio. Non è finito il progetto, ma continuerà di sicuro e sarà l'ultima parte, quindi non vi annoieremo più con questo progetto del basso fretless. Cosa stai facendo? E quindi per oggi è tutto, ragazzi. Ormai io sono un vlogger famoso e quindi ormai devo parlarvi in questa maniera qua. Il mio business si tratta solo di... basta, dai, vi ho detto tutto. Alla prossima. Saluta.